L'estate 2014 ha portato la troupe di incontri con l'arte sulla costa tirrenica, esattamente a Vada in provincia di Livorno, dove incontriamo una coppia di artisti che i nostri telespettatori hanno imparato a conoscere nel corso degli anni. Sono la professoressa Franca Frittelli, scultrice, scrittrice, operatrice culturale, professor Ariberto Badaloni, pittore e anche egli operatore culturale. Per tanti anni a Livorno hanno animato tante manifestazioni culturali, soprattutto un'attività teatrale che ha lasciato un segno nella storia dello spettacolo a Livorno. E siamo venuti a trovarli a Vada per presentare ai nostri telespettatori una casa d'artista che ricorda la casa di Monet, che si trova nei pressi di Parigi, che ricorda tante case, soprattutto di artisti dell'Ottocento, sembra di essere tornati indietro nel tempo. E allora ci è sembrato curioso e stimolante presentare questa casa d'artista, anzi farla presentare a chi l'ha realizzata in questo modo ai nostri telespettatori. Può essere uno stimolo perché non è solo una casa d'artista, è un laboratorio, è un'officina, perché se vedete le fotografie venendo qua anche di Franca con gli occhiali, con la fiamma ossidrica nelle sue invenzioni artistiche, capirete che qui insomma ci si vive, ma ci si vive in un unicum che è contaminato dal lavoro artistico che vi si compie quotidianamente. Io direi di iniziare dall'inizio della storia: come siete arrivati in questa casa, quanti anni fa e com'era prima che assumesse l'attuale aspetto. Sì, siamo arrivati qua nel 1983 e poi ci siamo stabiliti definitivamente nell'85. All'inizio eravamo un po' spiazzati perché venendo da Livorno e dalla confusione qua la notte non vedevamo nemmeno una macchina passare. Poi con l'altro del tempo qui è stato veramente un luogo di raccoglimento e di concentrazione sul nostro lavoro. Riberto per quanto riguarda la grafica, perché di là abbiamo anche lo studio della stamperia, e io di qua per la lavorazione dei piccoli pezzi da mandare poi nei simposi che io ho fatto durante questi ultimi anni. Quindi qui è il luogo dove disegno, dove scolpisco e dove ideo e programmo i miei interventi culturali sia in Italia che all'estero. Ed è un luogo tranquillo, sereno, che aiuta molto la concentrazione, come ho già detto, in mezzo alla natura, perché pur essendo circondati da strade abbiamo cercato con Adiberto di aumentare l'elemento verde, quindi è pieno ecco, però di collochiamola bene questa casa, siamo a 100 metri, forse 200 dalla spiaggia, siamo a ridosso della chiesa e della piazza principale di Vada e siamo nel verde della Mazzanta, perché poi da qui si accede poi a una zona verde che collega Vada a Marina di Cecina, quindi un polmone verde non solo di refrigerio per l'estate, ma anche di conforto per l'inverno, perché passeggiare nelle belle giornate vicino al mare credo sia stimolante. Sì, molto. Poi tra l'altro con Ariberto, quando è possibile, quasi tutti i giorni, prendiamo la bicicletta e ce ne andiamo al mare, sia d'estate che d'inverno, a fare il bagno. Quindi c'è questo contatto con la natura che aiuta l'arte moltissimo. E qui abbiamo trovato il luogo ideale per questo. Le nostre creazioni sono vive e piacevolmente vissute anche dagli altri, perché i nostri amici vengono qua spesso a trovarci sono contenti e felici di stare con noi. È stimolante stare qua. È molto stimolante, molto stimolante. Ariberto, questa casa dà l'impressione di essere nell'attuale dimensione essere cresciuta in progress, che tutte le cose che si vedono danno l'impressione di essere state aggiunte nel corso del tempo. Non credo sia nata a tavolino, anche perché sarebbe nata da un Elsa Poppi in una fantasia artistica
difficilmente riconducibile alla razionalità. Certo, questa è stata, diciamo, ricostruita e restaurata nel tempo, no? Dall'85, appunto, quando siamo venuti, la casa era in condizioni, diciamo, disastrose. Quindi nel cambiarla, nel ristrutturarla, si è deciso di farci questi inserimenti artistici, che cioè con roba nostra, logicamente fatta da noi, creata da noi. E qui, diciamo, tutto è fatto in questa maniera qui. Dal caminetto, faccio per dire, dal caminetto particolare, no? Che o il bagno o la cucina. Io vorrei che il nostro regista Duccio proponesse proprio l'immagine del bagno, perché credo sia un bagno d'autore, con la maiuscola. Un bagno d'autore quando ancora non c'erano i mosaici, vendevano ancora i mosaici, piccoli mosaici, no? Nei negozi, diciamo, delle ceramiche, e quindi sono tutti tagliati a mano uno per uno, insomma, queste mattonelline 2 cm x 2, insomma, quindi è stato un lavoro sia diciamo manuale che creativo, ecco. Quindi è stato interessante anche come esperienza, veramente come esperienza artistica, ecco. E poi Franca, libri, tanti libri, sì, voi siete appassionati, libri. Essendo due intellettuali, il libro è il vostro pane quotidiano. Sì, il libro è il pane quotidiano, sia per le nostre ricerche, per quanto riguarda la ricerca di immagini, ma anche e soprattutto per i nostri libri. Io ho pubblicato, come sa Fabrizio, ultimamente questo libro sulle donne, sono ricercatrice. Abbiamo anche proposto ai nostri telespettatori una delle presentazioni a Cecina nell'inverno scorso, un libro su una scultrice, la Camille Claudel, la Mary Cassatt, però seguiranno altre pubblicazioni. Perché avevi scelto proprio, per ricordarlo magari a telespettatori che avranno visto il servizio e ora magari non focalizzano ancora bene di cosa si tratta, perché scegliesti questa figura di scultrice come emblema, diciamo, dell'artista al femminile? Perché in realtà non ci sono state tante scultrici, ci sono state tante pittrici, ma non scultrici, e lei è considerata una delle prime, se non la prima europea, che ha affrontato le grandi dimensioni e soprattutto i materiali che sono ad appannaggio dello scultore maschio, quindi in questo caso di Rodin. Quindi è stata è fascinoso il suo stile di vita, e soprattutto interessante è stato il curriculum di questa donna. Purtroppo è morta in manicomio, però ha lasciato di sé moltissimo, soprattutto la passione, la forza d'animo e l'energia creativa, che si legge e si avverte sempre di fronte alle sue opere. Questo senz'altro, credo che sia una grande artista. E accanto a lei ho messo appunto la Mary Cassatt come pittrice, proprio per evidenziare due differenti personalità, due differenti vite. La Mary Cassatt aiutata dalla famiglia per quanto riguarda la sua professione, la Camille Claudel, scultrice, quindi in una situazione abbastanza più difficile rispetto alla Mary Cassatt, ma certamente ostacolata da tutta la famiglia, in particolare dal fratello, che non l'ha aiutata assolutamente nella sua professione, e ostacolata dalla madre e dalla sorella. Quindi è una storia molto triste, è vero, però dobbiamo ricordarla nella sua produzione artistica. Io sottolineo sempre questo, mentre la Cassatt, ovviamente, che è stata bravissima, ha avuto una vita molto più facile, e quindi insomma, vanno viste, insomma, queste cose. Ecco. Va bene, noi ci proponiamo anche di ritornare magari per parlare esclusivamente del libro, ma avremo ancora tante cose da presentare ai nostri telespettatori, perché il radicamento di Franca e Ariberto a Vada non è rappresentato solo da questa meravigliosa casa d'artista, ma anche da un
un parco d'arte che si trova sulla collina di Rosignano Marittimo, ancora non è completo, non è compiuto, diciamo, nel suo progetto. Quest'anno è entrato nei parchi della Toscana, della regione Toscana, come zona, cioè parco di eccellenze. Quindi il prossimo anno sarà inaugurato, si sta diciamo arricchendo ancora di altre opere, ce ne sono per ora 30 di grandi dimensioni, di tutti i materiali, in un ambiente veramente fortunato. E quello che tenevamo noi era quello appunto di farlo rientrare nell'itinerario dei parchi della Toscana. E noi verremo ovviamente il giorno dell'inaugurazione e proporremo ai nostri telespettatori le immagini, invitandoli ovviamente, come vi invitiamo oggi, a Riberto e Franca permettendo, di venire a visitare questa casa che vi ha visto sempre in sintonia nelle scelte, perché sembra tutto casual, qui tutto nato, improvvisato all'ultimo momento, tutto incastonato in maniera non razionale ma anche irrazionale. Siete sempre stati in sintonia sulle scelte, o da artisti ognuno magari tirava un po' più l'acqua al suo mulino artistico nelle scelte magari dei mosaici, del bancone della cucina, dei materiali, anche dei colori? No, insomma, in generale siamo in sintonia su quando si decide di fare qualcosa, un manufatto, un oggetto o una zona. Siamo sempre stati abbastanza in sintonia e abbiamo deciso di farlo in una certa maniera, ecco. Naturalmente lei dal punto di vista più plastico, no? In quanto scultrice, e io da un punto di vista più decorativo, no? Io ho questo senso più decorativo degli ambienti, no? L'interior design, ecco, quello che io chiamo l'interior design, che è una cosa che a me piace molto e quindi che personalizzo sempre alla mia maniera, logicamente, insomma, ecco. Però insomma, in genere sono cose che poi alla fine piacciono a tutte e due, ecco. Franca, come si fa a andare d'accordo fra due artisti con due espressioni, sì, ovviamente artistiche diverse, però voi avete tante affinità intellettuali. Sì. Credo le fondamenta della vostra unione, sia artistica che sentimentale, sì, si basi proprio su delle fondamenta robuste. Solide. Solide. Sì, certo. La famiglia di Heriberto, la famiglia Badaloni, amica, è una famiglia di forte amicizia con la mia famiglia, la famiglia Marchi. Ricordiamo che Franca è nipote di Virgilio Marchi, che è stato un grande architetto, è stato l'architetto, lo scenografo dei futuristi, ha progettato il Teatro Bragaglia a Roma, che è stato considerato un esempio di scultura, di scenografia, di architettura futurista per eccellenza. Quindi si sono frequentati sempre moltissimo, quindi abbiamo questo precedente, le nostre case erano frequentate da artisti, da scrittori e da intellettuali. Lo zio di Puccio, Nicola Badaloni, sapete benissimo che è l'ex sindaco di Livorno, che tra l'altro mi ha scritto la mia prima critica, che ha scritto la mia prima critica, la critica alla mia prima mostra che io ho presentato da allora in Chianti. Da piccoli noi ci siamo frequentati, ma soprattutto, ecco, c'è questa unione culturale, intellettuale, artistica ovviamente, che ci ha legato molto e che ci continua a legare, come diciamo continuare un po' una tradizione, perpetuare lo spirito, l'essenza, insomma, l'essenza proprio della creatività e dell'intellettualità, ecco, dell'intellettualità, sì. Heriberto, abbiamo detto 30 anni di radicamento in questo territorio, ma voi avete vissuto in questa oasi felice la vostra simbiosi e sintonia artistica, oppure qui nel territorio avete anche instaurato in questi 30 anni dei rapporti non solo di buon vicinato ma anche intellettualmente stimolanti? Sì, abbiamo appunto instaurato dei rapporti che sono interessanti, perché anche con la gente del posto ci siamo costruiti delle amicizie, delle conoscenze, quindi tutto sommato anche ci è voluto del tempo, come ci vuole sempre del tempo quando si arriva in un posto nuovo per ambientarsi e per conoscere. Però insomma, ecco, si è fatto anche questo tipo di lavoro sul territorio.
che ha portato anche a conoscerci come artisti, insomma, attraverso... Quindi anche a interagire con gli altri artisti del territorio. Anche gli artisti del territorio qui purtroppo siamo in una zona dove non sono molti, però non c'è tanto movimento, però anche... proprio con la gente stessa che ha apprezzato i nostri lavori. Quindi... Poi, questo lo posso testimoniare anche io, vi spostate parecchio, vi incontro sempre alle mostre, sì, a Cecina, a Piombino, a Livorno. Sì, anche più in là. Cioè, ecco, voglio ricordare una cosa. A Volterra. Volterra, tu ce l'hai nel cuore, sì. diciamo, il tuo sogno immediato è vero. Di tenere una grande mostra a Volterra. Esatto. Cioè, dobbiamo ricordare anche i nostri legami con... diciamo qui la chiesa accanto con Don Antonio Velutini di cui ho curato il ritratto. Don Antonio veniva da noi spesso, non siamo dei religiosi, siamo dei laici, però Don Antonio, che è un grande diciamo studioso frequentava la nostra casa, tra l'altro amava molto, già ci raccontava tutte le sue esperienze a Roma della frequentazione negli studi degli artisti come vedova ed altri e quindi c'è stato questo legame forte con questo prete, che ha una storia solida perché sappiamo benissimo, no, la storia di Velutini qual è. Allora poi anche un legame interessante con gli artisti circensi, che abbiamo la famiglia, una delle più antiche famiglie circense del Circo Medrano, di cui ho curato il monumento che hanno messo in giardino, e per questo mi hanno dato, diciamo, dei volumoni con tante foto delle loro attività circensi a Parigi, in tutto il mondo, quando il Circo Medrano era il Circo Medrano, perché ospitava i più grandi artisti, Picasso, Dalì, insomma. Mi hanno fatto vedere come il padre, questo giocoliere, si vestiva, perché ogni giocoliere ha il suo abito, e in base a quello io gli ho fatto questo monumento che tengono in giardino. E anche questa è stata un motivo in più, insomma, no? Cioè, tutto sommato abbiamo trovato sempre l'arte che ci legava a qualcuno qua. Sia che si trattasse di una persona come Don Antonio, quindi un prete,